Il film è stato girato in parte sull'isola di Cavallo e in parte sull'isola di Lavezzi, che è vicino. C'è tutta quella con quelle pietre, bellissima, poi c'è un cimitero, quella è Lavezzi. Il resto, la casa loro, che era una palla, insomma, quella è sull'isola di Cavallo. Giravamo una scena con la barca di Mastroianni e il suo comandante ha sbagliato manovra, beh, ha preso uno scoglio, ha rotto la barca. E non rido perché non so perché tutti scoppiano a ridere, compreso Ferreri e Mastroianni. Ah, scoppiate voi a ridere, io ho rotto la barca e voi ridete. E poi pure lui invece, è cominciato a ridere pure lui. All'inizio la Deneve dice parlate in francese perché la Deneve parla solo francese. Ma io mi arrangiavo un po' col francese, eccetera, avevo le macchine, invece non parlavo. È stato 3, 4, 5 giorni che tutta la truppa, insomma, non sapeva come comunicare, perché non è che girassero insieme, delle volte c'erano delle scene dove c'era solo lei. E poi un giorno è arrivata mia moglie sul set, e da lontano dove parlava con Catherine Deneuve. Mia moglie parla 4, 5 lingue, ma meno che il francese. Allora è tornato sul set e ha detto, ma in che lingua parlavi? In inglese, in tedesco? No, in italiano, parla italiano meglio di me. Poi la mattina sono arrivato sul set e ho cominciato a parlare subito in italiano. Ho detto, scusa Caterina, lei ha capito la cosa, si è messa a ridere, da allora tutto è ritornato normale. La cosa più importante del film è stata la pesca, in quanto si pescava sempre, andando sul set, ritornando, durante le pause. Addirittura Ferreri aveva portato delle nasse dal Giappone che buttavamo in mare durante la ripresa e poi addirittura Ferreri sospendeva pure durante la scena, cominciava a strillare il pesce, ma tutti si buttavano in mare e rimanevano questi due attori che poi erano insomma due attori importanti lì. Anzi, al principio, e poi pure loro sono entrati nel gioco della pesca, sono state addirittura delle gare di pesca. Chi pescava il pesce più grosso e Mastroianni comprò un pesce enorme a Bonifacio tornando, ho pescato questo. La sceneggiatura è stata cambiata, per esempio c'è una scena dei legionari che prendono un fuggitivo, quella è una storia vera, perché un giorno abbiamo trovato un giovane americano che era scappato, allora abbiamo nascosto, dopo sono arrivati veramente i legionari a cercarlo, eccetera. Poi la notte abbiamo convinto un motoscafista lì dell'isola e l'ha portato di notte in Sardegna, così abbiamo salvato. E Ferreri l'ha messo nel film. Tra Ferreri e Mastroianni c'era un'amicizia, e anche con Caterina, però. Sì, mi ricordo anche quando è morto Marcello, Ferreri ha sofferto parecchio. No, ma loro erano simpatici, poi anche con la troupe e tutto quanto. Quando sono stato a Parigi mi hanno invitato a casa loro a Parigi quando stampavamo le copie, no, un rapporto bellissimo. All'inizio io ho proposto questo tipo di fotografia che poi ho fatto e lui mi ha detto sì, ha accettato, poi quando ha visto il film, ah bravo, complimenti, eccetera. Però no, non è che ci sia stato da risolvere qualche problema, perché è finito tutto liscio. Allora, per quello che riguarda il finale, ne abbiamo girati due. Uno, quello montato, e poi abbiamo girato uno in precedenza. Loro due muoiono di fame e vengono trovati da un gruppo di modelle. Infatti vennero una quindicina di modelle da Parigi. Ma non erano, a me non era, era un po' forzata, eccetera. E poi parlando invece è uscito fuori questo secondo finale, di loro due che partono. E poi ovviamente c'è il blocco del fotogramma, uno perché l'aeroplano non volava e poi perché la pista finiva, era finita la pista. Infatti tutti spingevano, all'inizio spingevano quest'aereo, poi ha preso la discesa e poi alla fine ha bloccato il fotogramma. Ma volutamente non si sa se parte, se non parte. L'altro finale era un po' così di maniera, tutte, anche come illuminazione, tutte candele, questi due morti e queste che guardano. Ma infatti l'ha cambiato subito.